Un'iniziativa molto importante qui a Rivarolo Canavese, importante per la salvaguardia ambientale, un'iniziativa che nasce da un progetto plasticamente, un'isola ecologica per la raccolta della plastica. Come funziona? Funziona in modo molto semplice. Abbiamo creato un modello guardando le criticità che hanno portato ai disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Dicevo, abbiamo creato un modello che partisse da un concetto di fondo. Bisogna imparare a recuperare i materiali che possono dare nuova vita ad altri materiali, sviluppando una cultura a salvaguardia del nostro patrimonio che è l'ambiente, partendo da un presupposto: educhiamo i bambini ad avere il giusto approccio rispetto a quello che è da sempre stato considerato un rifiuto e che per noi invece nella nostra cultura, guardando delle altre realtà evidentemente più evolute, viene considerato un bene. Fondamentalmente crediamo fortemente in questo progetto, ringraziamo tantissimo il comune di Rivarolo nella persona del sindaco, del primo cittadino che ha creduto in questo progetto, l'ha appoggiato fortemente, Urban Center che ci ha ospitato, che ci ospita, e Tecno Service che è il consorzio sul territorio che ci ha consentito di chiudere il cerchio perché questa plastica va recuperata nel modo corretto. Un incentivo per i cittadini che consegneranno la plastica, come verranno premiati? I cittadini possono chiaramente usufruire dei nostri circuiti incentivanti che sono legati al rilascio degli ecopunti che lavorano con le attività commerciali convenzionate sul territorio e da qui un inciso su quella che è un'ulteriore opportunità di economia circolare. E inoltre noi mettiamo in palio degli incentivi legati ad esempio a raggiungi questo obiettivo di numero bottiglie di PET e HDPE e vai un weekend in vacanza con la tua signora. Questo è soltanto il primo ecocompattatore? Sì, devo essere sincero, abbiamo già tante richieste, stiamo parlando con molti comuni limitrofi, sempre approfittando dell'appoggio di Tecno Service, per cui a breve pensiamo di chiudere almeno altri due posizionamenti in quest'area insieme alle amministrazioni locali. Permettetemi anche di fare un inciso su un progetto al quale sono molto legato, che è il progetto legato alle scuole. Vi presento la nostra referente sul territorio, che è la signorina Giulia, che segue il progetto di sviluppo sulle scuole del territorio. Io sono Giulia Crespan, sono dell'ufficio marketing della Tecno Service e mi occupo principalmente della sensibilizzazione sia al cittadino ma soprattutto alle scuole. Complessivamente stiamo cercando di fare questo progetto include le scuole soprattutto primarie, quindi le scuole primarie e le elementari, dove ci sarà un piccolo ecoraccoglitore a forma di casetta da posizionare nelle scuole. Adesso bisognerà anche vedere dove posizionarlo. I ragazzi, sempre all'interno di questo progetto, butteranno le bottiglie di plastica, quindi il PET, lo butteranno e lo conferiranno dentro queste casette, poi verrà ritirato dallo stesso operatore che viene a svuotare questo ecoraccoglitore. Diciamo che per Tecno Service particolarmente c'è un altro concorso che abbraccia plasticamente, che è il progetto di creare in ogni singola classe con materiali di recupero un raccoglitore, un eco box per il recupero delle bottiglie. Quindi questi due progetti sono andati a braccetto, esatto, e speriamo di continuare su questa strada green. Grazie.